Da studi recenti è emerso che le persone trascorrono circa l'80% del loro tempo in ambienti chiusi e raramente si preoccupano della qualità dell'aria che vi respirano. Infatti, contrariamente al pensiero normale, l'inquinamento interno può essere fino a 10 volte maggiore rispetto a quello esterno. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato i pericoli dell'inquinamento indoor, biologico, elettromagnetico e chimico. Rientrano in quest'ultimo gruppo i VOC, composti organici volatili, causa di patologie croniche come allergie, dermatiti o emicranie. Tra i VOC più pericolosi c'è certamente la formaldeide, elemento volatile, tossico e cancerogeno, che viene rilasciato da una vasta gamma di arredi come mobili, tappeti e tessili, ma anche disinfettanti e prodotti per la pulizia della casa. Fassa Bortolo, con il progetto Aria Indoor, intende rispondere al problema dell'inquinamento interno proponendo 3 prodotti. La lastra in cartongesso Gypsotech Gypso Aria HD, in abbinamento allo stucco Aria Joint, e la pittura per interni Potos 003. La loro speciale formulazione contiene un additivo utile a captare la formaldeide nell'ambiente, dove si trova normalmente allo stato gassoso, trasformandola in composti stabili e innocui. L'innovativa formulazione della lastra Gypsotech Gypso Aria HD tipo DE permette di assorbire fino all'82% della formaldeide in un metro cubo d'aria presente all'interno dei locali, per una durata di circa 50 anni. Composta da uno strato di gesso con additivi specifici, incorporato fra 2 fogli di cartone speciale ad alta resistenza, è utilizzabile per la formazione di pareti, contropareti e controsoffitti, anche in combinazione con altre lastre. La lastra tipo DE, secondo la normativa EN520, ha una densità controllata superiore a 800 kg per metro cubo, garantisce un'elevata resistenza all'impatto e la possibilità di applicare carichi elevati. Nella posa in opera, il lato che rimane a vista è costituito da carta di colore bianco per facilitarne la decorazione.